Allora, qui bisogna andare subito. Una sabbia sola. Cazzo! Devo. Pronto. Ah, no, è così. Via. Il principe fuggì dall'arena. Imbarazzato dalle attenzioni indesiderate e temendo che lo vedessero trasformarsi in un mostro di sabbia. Ma qualcosa lo Alleluia. colpì. I cittadini liberi credevano che li volesse salvare. Quella gente, la sua gente, era viva e non morta. Tutto solo per caso. Aveva pensato solo a raggiungere il visir e vendicarsi. Forse ora il principe ricordava di aver combattuto per qualcosa che non era il suo onore perduto, ma era troppo presto per dirlo. Una persona normale come fa ad attivare questo marchingegno? Oddio, no. Devo rallentare il tempo. No, e come faccio, scusa? Il problema è che non posso rallentare il tempo. Così l'ho perso. Schiacciando una volta sola non posso. Proviamo subito. Ok, a posto. A dormire. Allora. Sorry. Ok. Devo fare in fretta. Ok, un salvataggino, magari. Però è qua. Guarda un po'. Farah! Come sai il mio nome? Sì, io... Voglio proprio sentire la risposta. L'ho sentito in giro. Grandi storie di una bella e coraggiosa principessa indiana che viaggiò fino a Babilonia per vendicarsi di un malvagio visir che l'aveva fatta soffrire tanto. Ecco, ora ci ammazzerà. Come sei riuscito a sopravvivere tanto a lungo? Buona fortuna. Ah, Farah. Salvo.